Oggi me lo sono proprio imposta di fare questo video haul perché ho le cose da tipo 2 settimane, ma non trovo mai il momento di calma, di tranquillità per mettermi a fare questo video, anche perché lo vorrei editare inserendoci delle clip, insomma, comunque c'è da lavorarci un pochino. E quindi niente, ho rimandato, oggi me lo sono imposto. E quindi oggi video haul misto di abbigliamento, accessori, scarpe, make-up, skincare, insomma, un haul misto in vista dell'autunno. E quindi direi di iniziare perché ho un bel po' di cosine da farvi vedere. Allora, io direi di iniziare dal make-up e prodotti vari. Allora, qui ho il sacchettino di Sephora, ma in realtà questo sacchettino contiene un ordine Sephora e 2 ordini MAC. Perché, allora, io in generale, quasi ogni mese, faccio rifornimento da Sephora, e perché lì trovo tante marche e quindi ogni mese posso cambiare, no? E questa volta però mi servivano anche i prodotti make-up di base, insomma, quelli di tutti i giorni, e io mi sono detta voglio tornare da MAC, quindi sul sito MAC, e vedere un po' che novità ci sono. Insomma, ho fatto un acquisto, 2 acquisti anche da MAC. Iniziamo subito. Allora, da Sephora ho preso innanzitutto un gel per capelli perché mi ci sto trovando veramente bene con i gel, ora che ce li ho un pochino più lunghi, come vedete. Evito praticamente di stirarli davanti ogni mattina. Che faccio? Prendo un po' di gel, arrotolo la parte dei capelli che sono magari un pochino più crespi sul dito, tengo un pochino, lo rilascio e mi si formano i ricci. In questo modo quindi evito la schiuma, sì, evito la piastra, però mi serve il gel. E ho trovato questo, che in realtà me l'aspettavo più grande, ovviamente, molto piccolino, che è comunque abbastanza delicato perché è senza solfati, siliconi, anche senza glutine. Ma sinceramente, del glutine in un gel per capelli ce ne facciamo veramente poco. E questo c'è scritto che è Soft Hold, Non Crunch, Curl Styler. Quindi è comunque ideale per i capelli ricci, Define and Control. E questo è della linea Diva Curl Light Defining Gel. Proveremo, non lo so perché appunto non l'ho ancora provato. Il profumo mi piace perché sa un po' di caramella. No, il profumo è buono. Sì, perché è caramelloso. Ok, non ci interessa. Comunque, un gel per capelli. Poi ha preso un illuminante e ho preso il Dior Backstage Face and Body Glow. Sapete che io adoro gli illuminanti in crema perché li mischio al fondotinta. Questo, secondo me, soprattutto per l'inverno, lo trovo che sia ideale perché è di questo color oro, quindi non va tanto a colorare, visto che io non ho neanche avuto l'abbronzatura d'estate, quindi figuriamoci in inverno. E quindi non voglio fare l'effetto mascherone, ed è infatti Universal come colorazione, lo 001, quindi è proprio quello più delicato di tutti, e ha questo erogatore che è anche comodo. E niente, lo proveremo, non l'ho ovviamente ancora provato, devo finire quello che ho ancora. E mi piace perché appunto è di quelli che si possono mettere anche qua sul décolleté. Insomma, io adoro questi prodotti e va shakerato. Lo rimetto nella sua bella confezione perché è troppo bella. Poi vediamo che cos'altro ho preso da Sephora. Ah sì, ho preso il base coat, che poi utilizzo anche come top coat. Questo però è il base coat e ho preso questo della marca di Sephora perché altri che avevo trovato avevano dei prezzi eccessivi e sinceramente per un base coat o comunque per un top coat spendere anche 20 euro mi sembrava un po' troppo eccessivo. E quindi ho preferito spendere per l'illuminante, per dire, piuttosto che per questo. E quindi ho preso proprio questo della marca Sephora e quindi vedremo. C'è scritto che rende la superficie più liscia, protegge e rinforza.
Vedremo. Io comunque, ecco, lo uso anche come top coat. E poi io direi che da Sephora abbiamo finito e passiamo invece da MAC. Allora, da MAC ho fatto due ordini e poi vi dico il perché. Primo ordine era quello che comprendeva praticamente le cose base e quindi mi sono ripresa il fondotinta e ho preso questo, lo Studio MAC Waterweight Foundation con la protezione 30 e la mia colorazione ovviamente è l'NC15, una di quelle più chiare, e c'è scritto appunto che va anche agitato, e quindi niente, ho voluto riprendere questo che ha il dosatore così, che lo trovo comodo, e questo, e mi piace tantissimo la confezione di vetro satinato, l'adoro. E poi ho preso una cipria, sto usando una cipria che sto odiando perché colora, cioè la cipria di per sé è bella, è sì, è buona, però quella che sto usando adesso colora e io la odio, e quindi ho voluto prendere la cipria trasparente. E questa infatti è la cipria Set Powder, insomma quella proprio che fissa, ed è però quella, c'è scritto sì, porcelain, però c'era scritto comunque che era abbastanza trasparente, e quindi ho preso la cipria. E comunque anche fosse porcellana bianca va bene. Poi ho preso il correttore, e questo sarà anche questo l'NC15, quindi esattamente identico al fondotinta, con la confezione in vetro, pericolosissimo perché questo cade in un attimo, speriamo di no. E questo è il Pro Longwear Concealer e ha l'erogatore, questo è spray, insomma a pompettina, carino. Non me lo ricordavo così, o forse quando l'ho preso io non c'era così. Io questo erogatore del correttore così non me lo ricordo. Comunque, andiamo avanti. Ho preso la matita per le sopracciglia e ho voluto prendere la Velvet Stone come colore. E questa è la Velux Brow Liner. E questa l'avevo già utilizzata, anche se la mia era la Brunette, e mi era piaciuta tantissimo, e quindi niente, una semplice matita marrone per le sopracciglia che ha anche il suo scovolino, e quindi niente, adoro queste piuttosto che quelle automatiche che poi tanto mi cadono e si rompono. Questo ve lo faccio vedere dopo, perché c'è tutta la storia. Ve lo faccio vedere subito perché da Sephora mi hanno mandato anche questi tre rossetti sample di Make Up Forever Rouge Artist, che sarebbe praticamente il rossetto con anche il piccolo applicatorino, e ok, li proverò. Insomma, fatto questo primo ordine base, mi sono accorta che non avevo preso il mascara, e quindi il giorno dopo ho fatto un secondo ordine, però mi sono detta prendere solo il mascara insomma non è il massimo, perché avrei comunque pagato le spese di spedizione, poi comunque mi sembra che c'è un minimo di ordine, e quindi mi sono detta guardo che cosa c'è di nuovo, e ho trovato. Allora, ho preso il mascara e ho preso il False Lashes Extreme Black, mi piace molto il package, l'avevo forse già provato questo, non lo so, però ho preso questo con questo package in particolare. E ci ho aggiunto due prodotti labbra, perché allora questi io già li conosco, perché quello già anche che porto oggi è uno di questi, cioè non uno di questi ma quello che ho, e che è molto simile a questo, però non è più scuro, e io adoro questi prodotti. Sono praticamente i, vediamo se li trovo, il Grande Illusion Glossy. Sono dei gloss, sì, però sono innanzitutto molto corposi, e infatti ce l'ho da vedere da stamattina, l'ho solo ritoccato, e non sbavano, rimangono belli lucidi, rimangono intensi, e a me piace metterli sopra il rossetto, perché magari se ho un rossetto che non mi piace molto, però insomma non lo butto,
questo modo mi si ravviva, mi rendono comunque le labbra idratate e quindi niente, adoro questi prodotti. Quindi ho voluto prendere due nuove colorazioni e ho preso, come vedete sono anche molto iridescenti e questo effetto è fantastico. Questo è violetto con delle iridescenze blu, quindi dovrebbe fare anche i denti più bianchi, e questo è il Pink Trip, e quest'altro invece è bellissimo, è un rosa molto intenso con delle sfumature dorate, e questo non l'ho ancora provato ed è il Spoil Yourself. Questo lo adoro, domattina lo provo subito. E quindi niente, questi sono gli acquisti di make up. Poi ho preso un golfino, ho fatto degli acquisti con i saldi e con i saldi ho preso ben due cose. Ho preso un golfino che avevo già visto in estate, però siccome era molto caldo, sinceramente di comprare un golfino non mi andava, ho aspettato e tornando adesso c'era ancora con i saldi e quindi mi sono presa questo bellissimo, carinissimo maglioncino di cotone, quindi super adatto per l'autunno, di Armani Exchange. La particolarità è ovviamente che ha tutta la scritta con... non sono glitter, sono comunque delle borchiette nere, bellissimo, e ha il bordino rosa e a me l'accostamento nero-rosa piace tantissimo. E soprattutto nelle maniche ha questa particolarità di avere il tulle, e quindi vi lascio alle foto che ho postato su Instagram con questa cosa e anche con le altre che vi farò vedere, perché sì, faccio pubblicità alle foto che faccio perché sono orgogliosa di quanto mi ci impegno, e quindi niente, questo golfino è bellissimo, non vedo l'ora di metterlo. Cappellino. Allora, quando quest'estate sono andata al mare mi sono resa conto di non trovare più il cappellino che avevo portato anche gli anni scorsi, non so, sarà nascosto nei meandri di qualche armadio, e quindi niente, ho sofferto tantissimo al mare senza cappellino, ma non volevo comprarlo un altro, anche perché non è che ne avessi visti chissà di quanto belli. Poi sul sito Emp ho visto lui, che è il cappellino dei Rammstein, quindi proprio quello del merchandise ufficiale, e niente, è stupendo. Allora, innanzitutto la forma, perché non è il classico cappellino da baseball, quindi quelli troppo rotondi, troppo, insomma, che calcano sulla testa, però sta benissimo e lo vedete anche dalle foto, l'ho fatta insomma con i capelli normali, e ha anche la possibilità di allargarlo e chiuderlo, e ha questo sistema che praticamente si nasconde all'interno la linguetta, molto carino, a scomparsa, insomma è un particolare, un dettaglio che mi piace tantissimo. Ovviamente c'è il logo dei Rammstein e anche qui davanti c'è il logo dei Rammstein ricamato, e quindi niente, poi questo fatto che è mimetico mi piace tantissimo e niente, l'ho preso. E da Emp ho fatto l'acquisto degli acquisti, lo zaino, quindi non uno zaino ma lo zaino,
Allora, vi ricorderete che avevo già preso, sempre su Hemp, lo zaino Disney ufficiale dedicato alle principesse Disney, e quello zaino io lo adoro, lo porto tantissimo. Questo è sempre della stessa linea Disney, quindi Disney ufficiale, official, ma è qualcosa di meraviglioso. Ed è dedicato praticamente a The Nightmare Before Christmas, che è il film. Come questo è lo zaino, quello è il film, cioè sono quelle cose uniche. Allora, questo è lo zaino. Allora, cominciamo dalla forma. Bellissima. E ha la comodità di avere le zip che permettono di allargarlo. In particolare non da poco. Soprattutto se ci dobbiamo mettere, che ne so, dei libri, qualcosa, si allarga tantissimo, tantissimo, comunque si allarga. Poi andiamo a parlare delle borchiette qui e qui. Ovviamente qui c'è Disney Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, scritto proprio come nel film. Qui davanti abbiamo il viso di Jack Skellington e lo ritroviamo scritto anche qui. E qui abbiamo delle righe bianche, ovviamente non precise, proprio perché rispecchia molto il film. E all'interno ci sono le righe bianche su sfondo nero e ha due taschine, una senza niente e una invece con la zip. E anche sulla zip c'è scritto la Loungefly, che è la marca, insomma. Comunque, la cosa poi particolare è che è sì zaino, ma ha qui da parte queste due linguettine, insomma, queste due cosine, e si può mettere anche come borsa, quindi si stacca dietro, si prende solo una di queste e la si può mettere come borsa. Io ovviamente l'ho preso per portarlo come zaino, però l'ho portato anche come borsa e non è male. E niente, questo è lo zaino. Ho fatto un altro super affare con i saldi, oltre al golfino di Armani Exchange, che è un bellissimo paio di Hogan. Allora, anche queste io le avevo viste quest'estate con quel caldo atroce che faceva in vetrina in un negozio, e sinceramente i saldi ancora non c'erano, e a prezzo pieno, cioè è improponibile perché costano più di 300 euro, anche no. Con i saldi le ho pagate 250. Diciamo che ho fatto un affare. Allora, queste mi avevano colpito subito sulla vetrina, perché sono bellissime. Allora, il colore è questo. È, oserei dire, un nocciola. Forse però anche un rose gold. Non lo so. Colore un po', non lo so. Allora, hanno la H tutta glitterosa, ma la particolarità è che sono glitter, però un glitter molto delicato anche su tutta la superficie della scarpa. Ah, la scarpa ha solo questo colore, quindi non ha altri inserti, è la classica Hogan, però questo fatto che sono così luminose a me è piaciuto tantissimo, e mi piacevano solo queste. Infatti poi quando sono tornata al negozio al momento dei saldi ho sperato che ci fosse il numero, e c'era, perché io volevo solo queste. Ce n'erano altre ovviamente belle che mi piacevano, però queste sono fantastiche perché sono talmente delicate
e un colore talmente comunque abbastanza neutro che vanno bene anche sotto a un vestito, sotto alle gonne, non solo sotto ai pantaloni, e io le trovo veramente stupende. Quindi tutto il mio haul autunnale termina qui. Insomma, non è che abbia fatto un super haul, però comunque un po' di rifornimento l'ho fatto. E niente, grazie per aver guardato questo video. Ovviamente, come avrete visto qua dalle varie clip che vi ho inserito, io vi invito anche a seguirmi sui social. Sotto trovate i link. Facebook lo uso semplicemente per notificarvi i video che escono, mentre su Instagram mi ci impegno tanto, posto veramente tutti i giorni, quasi, ma tutti i giorni diciamo, e niente, ci tengo tantissimo, mi sta piacendo tanto come sta crescendo il mio profilo Instagram e mi piacciono molto le foto che posto, e quindi vi invito a seguirmi anche lì e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!